Una tempesta di sentimenti. Con queste parole, Monsignor Giacomo Cirulli aveva descritto lo scorso 14 settembre la nomina vescovile comunicata alla diocesi di Cerignola Ascoli Satriano da Papa Francesco. Sentimenti che hanno coinvolto l'intera comunità diocesana unita a quella di Teano Calvi, prossima destinazione del neoeletto vescovo, nella cerimonia di ordinazione che si è svolta giovedì 7 dicembre presso il Duomo di Cerignola, che non è bastato ad accogliere tutti i fedeli giunti per l'evento, tanto da aver obbligato la diocesi ad allestire esternamente una tenda ed un maxischermo che ha accolto oltre 1000 persone. La solenne celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, Monsignor Luigi Renna, dal segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, dal vescovo emerito di Cerignola Ascoli Satriano, Monsignor Felice Di Molfetta, e dall'intero collegio vescovile della Puglia e della Campania. Con grande emozione, Monsignor Giacomo Cirulli ha ringraziato quanti hanno preso parte all'evento, ricordando i tanti momenti vissuti nel suo percorso spirituale, che tra Caritas, Seminario di Molfetta, Parrocchia di Sant'Antonio a Cerignola e nella sua attuale Chiesa Madre di Ortanova, hanno determinato la chiamata di Papa Francesco. Grande soddisfazione per la comunità cerignolana, ma soprattutto per quella ortese, dove per 17 anni Monsignor Giacomo Cirulli è stato alla guida della parrocchia Beata Vergine Maria Addolorata, un orgoglio che l'amministrazione comunale ha voluto sottolineare con il riconoscimento della cittadinanza onoraria, con la celebrazione in comune al ritorno nella comunità di Ortanova, con Monsignor Giacomo Cirulli che ha fatto ritorno nella Chiesa Madre accolto dagli applausi dei suoi fedeli. Mi mancherete tanto, il saluto commosso del neoeletto vescovo. Abbiamo fatto tante cose insieme e siamo divenuti un esempio per tutta la diocesi. Con queste parole Monsignor Cirulli ha salutato la sua comunità, che guiderà fino al prossimo 27 dicembre, quando si insedierà nella diocesi di Teano Calvi.